Chi lo guarda da lassù sarà senz'altro onorato e gratificato di sapere che porta il suo nome. Chi da qua giù attraverso esso guarderà le stelle sarà senz'altro soddisfatto di poter usufruire di uno strumento così avanzato. Parliamo del planetario inaugurato a Polistena ed intitolato al dottor Raffaele Anastasi, scomparso prematuramente colpito da un infarto fulminante. All'Istituto Tecnico Industriale Conte Milano, cerimonia inaugurale in grande stile in presenza delle istituzioni, del personale docente, degli studenti e della società civile. È un grande giorno per l'ITIS di Polistena, un grande giorno per la scuola calabrese, dicono soddisfatti il dirigente scolastico Francesco Mileto e i due assessori alla cultura Caligiuri e Lamberti, a rappresentare rispettivamente Regione Calabria e Provincia di Reggio, patrocinanti del progetto che ha portato questa strumentazione d'avanguardia all'interno della scuola del piccolo centro pianigiano. Ma è stata anche l'occasione per presentare il progetto ITS, Istituto Tecnico Superiore, cioè il dopo diploma, un corso tecnico superiore per l'infomobilità e le infrastrutture logistiche, un canale di istruzione terziaria non universitaria, cioè formazione e lavoro post diploma. La seconda volta che personalmente vengo a Polistena, la prima occasione nella circostanza della presentazione dell'idea del progetto dell'Istituto Tecnico Superiore Pegaso, che era il primo che veniva presentato nel Calabria. La seconda volta è oggi alla presentazione del planetario digitale calabrese scolastico, che è il primo che c'è nella nostra regione. Sono i primi della classe. Qui si aprono due cose, due portoni enormi. Quello della istruzione superiore, cioè il giovane non sarà più costretto ad emigrare per imparare, ma soprattutto, perché io la vedo anche così, questa terra comincia a essere ancora più accogliente per qualcuno che da fuori viene per imparare. Dalle nostre parti, alle nostre latitudini, ci sono tanti di quei talenti che, non avendo in campo di calcio, non diventeranno mai calciatori, ma se lo avessero diventerebbero. E io parlo di un campo di calcio ovviamente ideale, il campo di calcio del cervello. Se il senso dello Stato diventasse presso questa nostra terra e in questa temperie un qualche cosa di più radicato e di più celebrato, probabilmente molti dei nostri problemi sarebbero già risolti. Pensate, per me che ci lavoro in questa scuola, l'idea di quanta contaminazione positiva, di quante bellissime sinergie si potranno presto verificare. Prima di procedere al classico taglio del nastro, una serie di interventi che hanno portato ancora una volta in primo piano l'importanza e la necessità di cultura in un mondo in cui i valori e i meriti spesso vengono messi da parte. Bisogna ripartire dalla scuola e non pensare troppo ai tagli del governo, hanno detto il sindaco polistenese Michele Tripodi e Don Pino De Masi, vicario generale della diocesi Oppido Palmi. La folta platea si è poi commossa al momento del ricordo di Raffaele Anastasi, a cui il planetario è stato intitolato per scelta del preside dell'ITIS di Polistena. I figli hanno ricevuto una targa in suo onore e in ricordo del suo prodigarsi per la società, per arrivare a traguardi come quello raggiunto da questa scuola con l'innesto di uno strumento invidiabile come il planetario digitale.